Oggi si celebra la memoria di un grandissimo santo che si chiama San Giovanni della Croce. Chi è che voi chieda, so potete sapere che verso il 1300 un gruppo di uomini devoti alla Madonna cominciarono a riunirsi e a dedicare la loro vita nelle mani della Vergine Santa, a cui diedero il titolo di Madonna del Carmelo. Perché? Perché, come forse già sapete, in Palestina c'è una montagna che si chiama il Carmelo. Famoso perché nell'Antico Testamento il profeta Elia aveva combinato una sfida nei confronti dei sacerdoti del dio falso Baal e aveva vinto la sfida. E perciò in quella montagna c'è una grotta, qualcuno di voi andrà in terra santa andare a guardare, dove c'è anche una statua di Elia, che vede Elia, e qui nacquero questi monaci, un santo importante per l'ordine carmelitano, l'ordine di Gerusalemme, e Sant'Alberto. Poi successivamente l'ordine si diffuse in diverse parti del mondo, ed era molto fiorente in Spagna. Nel 1500 Giovanni della Croce nacque in Spagna. Era bambino in una vita un po' stentata, perché suo padre era un nobile, ricco tra l'altro, però siccome si era innamorato di una ragazza onesta, ma umile, che lavorava a fare la vestitrice, un lavoro dignitoso, ma veramente che nella mentalità di certa gente che ha la testa malata, se non sono persone ad altissimo livello, non consentono che i figli abbiano queste possibilità di incontro con delle ragazze umili. Per cui suo padre lo diseredò e mia madre venne ad adottare il padre di Giovanni della Croce. Poi tra l'altro povero uomo, dopo pochi anni di felicità, ebbe tre figli da questa donna, che morì piccolissimo. Giovanni della Croce era il più piccolo. I primi anni, morto il padre, furono anni difficili. Fu accolto da un parente, per fortuna sua cominciò, diciamo, un'attività di carattere di lavoro, nel senso che studiava, fu messo in un orfanotrofio, e contemporaneamente, mentre studiava, quindi si fece un'istruzione discreta, faceva un lavoro di inserviente in un ospedale, si guadagnava qualche soldina. Però questi anni difficili furono per lui una buona palestra di sacrificio per poter essere pronto ad affrontare la vita difficile che gli sarebbe venuto incontro. Ebbe da giovane, per ventenne, la vocazione di farsi carmelitano e all'interno del convento carmelitano studiò all'università. L'università più famosa della Spagna è Salamanca. Viaggi siamo stati a vederlo, ho fatto pure qualche foto del corpo.
vivere questa famosa università, più famosa della Spagna. Avrebbe voluto farsi monaco, certo sì, passando, diciamo così, da una regola già austera e severa, come può essere quella dei carmelitani, a una regola ancora più severa, come può essere quella dei certosini, che sono monaci, con, diciamo, le abitudini, le procedure più rigorose. Giusto in quel periodo invece incontrò lì una grande santa, Santa Teresa, cosiddetta la Grande, o di Ávila, perché nacque ad Ávila, pure lei in Spagna. Aveva Santa Teresa già intrapreso un'opera di riforma del Carmelo femminile, perché quando Teresa entrò per farsi carmelitana pensava che c'è sole, silenzio, preghiera, raccoglimento, studio, e invece trovò che il convento delle suore carmelitane era un luogo mondano dove si incontravano persone nobili, organizzavano feste, ricevimenti, passate in dolce, serate da ballo. Ma allora Santa Teresa è rimasta un poco nauseata e disse: voglio cominciare a fondare dei conventi dove si possono raccogliere delle suore che vogliono fare suore. Non ha senso farsi suora e continuare a vivere con lo spirito del mondo. E così fece la società di questi conventi. Mentre nel ramo maschile, dove c'era pure un po' di rilassatezza, non aveva trovato un monaco corrispondente. E allora si incontrò con Giovanni della Croce, che era molto più giovane di lui, che considerava Santa Teresa come una madre, e lo convinse a iniziare un'opera di conversione da una rilassatezza a un rigore. E San Giovanni della Croce con un conventino in un pizzo di montagna, diciamo rigoroso, solitario, dove però egli si trovava felice. Fu in quel periodo che cominciò a scrivere le sue poesie, poesie di amore, non di sentimentale, che così di amore verso il Signore. Dovete sapere che San Giovanni della Croce è uno dei monaci più importanti della Spagna nel 1500. Ho letto le sue poesie, sono veramente di grandissimo valore. E diceva questo, diceva che come dire, il cantico spirituale che un cristiano può elevare a Dio rende l'anima innamorata dell'amore di Gesù, e scrivere con un linguaggio meraviglioso e dolce, mite e umile. E dicevo pure questo: tutto è disposto da Dio, non c'è dove non c'è amore, metti giù l'amore e riceverai l'amore. Questo è un importantissimo. La mia comunità non c'è amore, nella mia famiglia non c'è amore, nei miei vicini di casa non c'è amore, nel mio posto di lavoro non c'è amore. Metti giù l'amore. Se uno si compra un appartamento e lo trova poco malandato, che fa? Rinuncia ad applicarci, ma giusto. E allo stesso modo, se noi troviamo problemi nei posti dove andiamo a esercitare la nostra fede, abbiamo il dovere di aggiustare e di migliorare tutto quello che può essere aggiustato e migliorato.
suo morte. Ecco, che era un convento, aveva appena 49 anni, figurati, e era, aveva una piaga terribile, pieno di brutto tumore, che gli venne al piede, poi vennero fuori delle metastasi e cominciò a deperire sempre di più. E quando stava morendo, tutti i frati erano accanto a lui, recitavano la preghiera degli agonizzanti. Lui mi fece fermare, ma perché mi recitate questa preghiera? Io desidero che invece mi recitiate qualche pagina del libro del Cantico dei Cantici e il libro degli innamorati nella Bibbia. E leggendo, appunto, qualche, ascoltando qualche pagina del Cantico dei Cantici, e mi dirà, che bello, io amo Gesù Cristo, sta arrivando ormai l'alba, le preghiere del mattino mi andò a recitare il cielo, e così, e quando arrivò l'alba, lui era già morto, è stata la morte dolcissima di un grandissimo santo. San Giovanni della Croce viene chiamato dottore mistico, delle opere, fatte le poesie di cui vi ho parlato, tipo un commento al Cantico dei Cantici, un Cantico spirituale e altri, alcuni libri meravigliosi che formano un volume abbastanza grosso, e sono delle pagine mirabili dove sono fatte, possiamo veramente sapere e capire quanto è grande l'amore del Signore e quanti santi ci sono nella Chiesa Santa di Dio da imitare e da fare.